Benvenuti. Questa è l'edizione del TGM del giorno 12 febbraio 2017. Questi sono i titoli di oggi. Corea del Nord. In zona occidentale partito razzo balistico verso il Giappone, in mare. Partito Democratico a rischio scissione e dimissioni del segretario Matteo Renzi. Intervista con Silvio Berlusconi. Votare adesso è da irresponsabili. No Salvini leader. Condanna a 10 anni confermata per il rapitore della propria figlia, ancora nascosta. Francesco Gabbani con Occidentali Scarma ha vinto il Festival di Sanremo numero 67. Nella parte occidentale della Corea del Nord, dall'area di Pyongan, è stato fatto partire un razzo balistico verso le 8 di mattina locali, che ha percorso circa 500 km e si è poi inabissato nel Mar del Giappone. Il fatto si è consumato mentre il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, stava ricevendo in visita il premier giapponese Shinzo Abe. Si dovrebbe trattare, a detta degli esperti, di un missile Musudan, capace di percorrere circa 3.000 km e non un'arma intercontinentale capace di raggiungere pienamente il Giappone, come stavolta non è successo. All'interno della sinistra italiana del Partito Democratico ci sono delle turbulenze e quella che sembra essere una tattica del logoramento pare stia colpendo l'attuale segretario del partito, Matteo Renzi. Le sue dimissioni da segretario sembrerebbero essere cosa imminente e soprattutto di conseguenza la sfida con Michele Emiliano per la futura segreteria del partito. Inevitabile a questo punto un congresso del partito per capire la direzione e il futuro di tutto quanto. In una intervista con Silvio Berlusconi il punto è chiaro e preciso. Votare adesso, come alcuni della destra vorrebbero, è da irresponsabili. La data più vicina per un voto preciso e puntuale, anche se inficiata dalla necessità di ricandidarsi alle eventuali elezioni aspettando che la Corte di Strasburgo permetta a Berlusconi di farlo, visto che attualmente è impossibile, sarebbe novembre. Berlusconi riconosce pienamente l'alleanza con lo storico alleato, la Lega, ma è chiaro che non sarà il suo segretario il leader del centrodestra. Mohammed Karat, siriano quarantenne condannato per sequestro di persona e sottrazione di minore, avendo rapito la figlia all'epoca con 2 anni di età e portata fuori dall'Italia, attualmente è stato riportato in Italia dopo essere stato arrestato in Turchia, estradato in Grecia e da quel momento segnalato con un mandato di cattura europeo. Dopo il Tribunale di Monza e la Corte di Appello di Milano, la condanna a 10 anni è confermata. Ma attualmente si rifiuta di dire dove si trova la bambina, cosa che aggrava la sua situazione. Francesco Gabbani è il vincitore della 67esima edizione del Festival di Sanremo, con la sua canzone Occidentali Scarma, di cui sta spopolando il balletto insieme allo scimmione ballerino. Seconda vince Fiorella Mannoia con la canzone Che sia benedetta, vincitrice anche del premio Lucio Dalla per la sala stampa. Terzo è il Malmeta con Vietato Morire, vincitore inoltre del premio della critica Mia Martini. A questo punto lo sguardo è rivolto all'Eurovision Song Contest, in cui l'Italia sarà rappresentata proprio da Gabbani. E se si vuole un atto di chiarezza un congresso a questo punto? Renzi magari da breve ha capito che non può reggere il partito con le sue attuali forze, perché ha bisogno di una nuova investitura e soprattutto di una nuova promessa con tutti gli elettori e con la base del partito. Benvengano tutti i possibili sfidanti per il semplice fatto che portano linfa al partito, portano vita e libertà dove adesso c'è desolazione e voglia di riscatto. Un partito democratico senza un uomo al comando è una nave che naviga a vista e non fa bene alla politica del paese in sé una cosa del genere. Con questo si conclude l'edizione di TGM di oggi. Ci vediamo al prossimo video per la prossima edizione. Grazie di avermi seguito.